Nuku mako chi pias nida. Stella! Benvenuti in Cucina per te, direttamente dalla serie TV del momento Squid Game. Oggi vi mostro come realizzare il famoso dalgona bisque. Per prepararlo occorrono solo due ingredienti e un po' di dimestichezza. Se la ricetta vi piace mettete like e ricordate di attivare la campanella per ricevere notifica delle nuove ricette. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamolo insieme. Per un biscotto occorrono 40 g di zucchero semolato, 4 g di bicarbonato di sodio. Iniziamo la preparazione. Oltre agli ingredienti sono necessari un tagliere, un foglio di carta forno, un tagliabiscotti e un pentolino o un batticarne. In un bricco poniamo lo zucchero e lo facciamo sciogliere a fuoco moderato girando ogni tanto. Quando lo zucchero sarà quasi completamente sciolto, spegniamo il fuoco e mescoliamo con vigore per sciogliere gli ultimi cristalli di zucchero che si sono formati. Una volta che lo zucchero risulterà completamente liquido, uniamo il bicarbonato, girando vigorosamente. Il composto inizierà a gonfiarsi. A questo punto lo versiamo immediatamente sulla carta forno. E con l'aiuto di un pentolino o di un batticarne lo pressiamo in modo da formare un cerchio. Con il tagliabiscotti imprimiamo al centro del cerchio la figura che abbiamo scelto, avendo cura di non tagliare fino in fondo il biscotto. Questa è un'operazione da compiere abbastanza velocemente, perché il caramello tende ad asciugarsi subito. Il biscotto Squid Game è pronto. Chi ha visto la serie sa che questo biscotto di caramello è il protagonista di uno dei suoi giochi, il cui scopo è di rimuovere la figura centrale senza romperla, utilizzando un ago o uno spillo in un intervallo di tempo limitato. In palio c'è la vita del giocatore. Che ne dite? Ci proviamo?